Cari amici di Vox Italia TV, sono molto felice di presentarvi l'ospite di oggi. È in collegamento con noi il sociologo Massimo Introvigne. Buonasera Introvigne, grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera. Ha destato molta curiosità l'ultima presa di posizione di Papa Francesco nei confronti delle unioni gay. Insomma, si è di fatto dichiarato favorevole, rompendo con un fronte conservatore che fa sentire la propria voce. Lei come valuta nel merito questa apertura di Papa Francesco? Ma guardi, io l'ho commentata questa mattina in uno dei miei editoriali sul Mattino di Napoli. Quello che il regista mostra in questo film è un montaggio di due interviste, la prima vecchia e la seconda nuova. Diciamo che nella vecchia, che era già nota, era anche disponibile sul sito della Santa Sede, il Papa da una parte ribadisce delle cose note, cioè che gli omosessuali non debbono essere discriminati in modo ingiusto. Questa è un'espressione che il Papa ha usato spesso, ma che in realtà riprende dal Catechismo della Chiesa Cattolica del 1992, un testo scritto ampiamente dall'allora Cardinale Ratzinger e promulgato da Papa Wojtyła, da Papa Giovanni Paolo II. Nello stesso tempo, sempre in questa prima parte, che ripeto era già nota da molti mesi, il Papa usa l'espressione diritto a una famiglia per gli omosessuali, e qui c'è un problema interpretativo, cioè da una parte si può interpretare, come hanno subito fatto i più conservatori, che hanno diritto di essere trattati bene dai loro genitori ed eventuali fratelli o sorelle nella famiglia di origine, dall'altra parte si può interpretare che hanno diritto a farsi una famiglia. Dal momento che il Papa sembra avere autorizzato il regista molto noto, a montare le due parti fra loro, forse non è così certo che si riferisca solo alla famiglia di origine in cui gli omosessuali crescono. Nella seconda parte credo che sia sicuramente c'è un elemento di novità e di riforma che nessuno è autorizzato a ignorare o sottovalutare. Dall'altra parte è importante sottolineare che l'intervista è stata resa in spagnolo, e in spagnolo le unioni civili sul tipo della legge Cirinnà si chiama Unión Civil. E il Papa è attento a usare l'espressione ley de convivencia civil, che vuol dire legge di convivenza civile. Allora, nei paesi dove poi è stata superata dal matrimonio omosessuale, Gran Bretagna, Spagna, l'espressione spagnola è sempre stata unión civil. La convivencia civil esiste in paesi latinoamericani ed è sostanzialmente una presa d'atto giuridica dei diritti e doveri che sorgono dal fatto della convivenza omosessuale e, per la verità, anche tra persone di sesso diverso. Quindi diciamo che fa parte della categoria unioni civili, ma con una sfumatura che ne fa qualche cosa che assomiglia ancora meno al matrimonio. Io credo che poi il punto stia qui, come molti hanno sottolineato, che da una parte queste dichiarazioni del Papa, che è un uomo intelligente, quindi sapeva certamente come questo montaggio cinematografico sarebbe poi arrivato ai media, certo rappresentano una differenza rispetto ai suoi predecessori Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, perché anche loro condannavano le discriminazioni, ma poi precisavano sempre che gli atti omosessuali non possono fondare una famiglia o un matrimonio. Ma dall'altra parte questa carica riformatrice non è veramente una rivoluzione, e già gli attivisti per i diritti degli omosessuali si lamentano che manca la parola matrimonio. Sicuramente nel mondo ci sono dei cattolici disposti ad aprire al matrimonio omosessuale, come Joe Biden negli Stati Uniti, e anche alcuni vescovi tedeschi nel recente dibattito sinodale in Germania, ma diciamo che il Papa arriva sulla porta
della nozione di matrimonio fra persone dello stesso sesso, ma questa porta non la apre, anche la lascia chiusa. Quindi ci sono differenze rispetto ai suoi predecessori? Sì, ci sono certamente. C'è un accento diverso? Sì, l'accento è diverso e gli accenti in una civiltà mediatica come la nostra sono estremamente importanti. Quindi vi è una riforma? Sì. Vi è una rivoluzione e un allineamento del Papa sulle posizioni di quei cattolici alla Biden che vogliono il matrimonio omosessuale, magari lo vorrebbero anche celebrato in chiesa? Qui io credo che la risposta sia no. C'è comunque un giudizio sull'omosessualità in sé che muta, cioè dalle parole di Papa Francesco non si evince da nessuna parte la comparazione fra le condotte omosessuali con un'idea di peccato. Cioè, in questo senso c'è un cambiamento anche, diciamo, dal punto dottrinale rispetto, diciamo, alle pratiche omosessuali. Ah, guardi, indubbiamente nella gerarchia delle fonti che ispira la costruzione della dottrina cattolica da parte dei teologi e dei canonisti, le interviste televisive e cinematografiche sono su un grado molto modesto. Quindi io credo che la dottrina di Francesco che fa testo è quella che troviamo nei suoi documenti ufficiali come Amoris Laetitia, documento peraltro di grandi aperture su questi temi, e in Amoris Laetitia noi leggiamo un invito a non discriminare le persone omosessuali, accompagnato peraltro da una citazione del fatto che il sinodo sulla famiglia che aveva preceduto Amoris Laetitia ha mantenuto le porte chiuse al matrimonio omosessuale, anzi ha criticato le organizzazioni internazionali che lo promuovono. In Amoris Laetitia non c'è effettivamente una chiara reiterazione della dottrina contenuta nel Catechismo della Chiesa Cattolica, che definisce gli atti omosessuali intrinsecamente disordinati e invita le persone omosessuali alla castità, ma non c'è neppure una sua chiara smentita. Io credo, da sociologo però vorrei aggiungere un'osservazione, e cioè che io sono consapevole, lei è consapevole e certamente anche il Papa è consapevole che mentre da un punto di vista strettamente teologico e di diritto canonico le interviste sono poco importanti, i documenti scritti sono molto importanti, da un punto di vista invece sociologico avviene esattamente il contrario, cioè il lettore di giornali legge le interviste del Papa e non legge i documenti come l'ultima enciclica Fratelli Tutti, che sono lunghi 200 pagine e sono delle enciclopedie. Il Papa, del fatto che il rapporto gerarchico è di fatto rovesciato nella comprensione mediatica dei fedeli del XXI secolo, è certamente consapevole. Quindi il Papa non ha, e potrebbe farlo se volesse, non ha cambiato il Catechismo della Chiesa Cattolica, che rimane la fonte normativa per la dottrina cattolica. Ripeto, se volesse potrebbe cambiarlo, molti gli chiedono di farlo sul punto atti omosessuali disordinati e invito alla castità, ma per ora in effetti non lo ha fatto. Tuttavia Francesco è un Papa che, come dice spesso, avvia processi, non li conclude, gioca sui tempi lunghi, sa, ed è una sua espressione favorita, che il tempo è superiore allo spazio, quindi sicuramente anche questi gesti un po' irrituali, apparire in un film, rilasciare interviste, aprono dei processi che poi si dipaneranno su tempi lunghi e magari porteranno anche ad una modifica del Catechismo della Chiesa Cattolica, che peraltro finché non è cambiato rimane per i cattolici un punto di riferimento che definisce la dottrina e che è superiore alle interviste o agli interventi in un documentario anche dello stesso Papa. Lei prima citava l'enciclica Fratelli Tutti, anche questa di enciclica ha provocato numerosi mal di pancia, c'è chi ha accusato il Papa di fatto di aver inventato una nuova religione incompatibile con
il cristianesimo originale. Sono critiche, diciamo, speciose, sono critiche strumentali, oppure obiettivamente c'è un cambio di rotta così radicale che in ogni caso è normale, insomma, che sconcerti una parte dei fedeli e degli uomini di Chiesa? Guardi, no, qui mi pare che ci siano delle esagerazioni, anche perché l'enciclica Fratelli Tutti è un'enciclica che si pone sul versante sociale e politico, non è un'enciclica teologica. È chiaro che gli accenti del Papa in campo sociale e politico sono fatti per scontentare una parte e piacere ad un'altra, come del resto è avvenuto spesso nella storia della Chiesa, però diciamo lo scopo fondamentale di Fratelli Tutti è proporre una dottrina sociale sul cui sfondo c'è un'idea di fraternità che è l'aspetto, se si vuole, propriamente teologico di questa impalcatura, ed è qualcosa che non è totalmente nuovo. Qui c'è un parallelo con la posizione sugli omosessuali, però è detta con accenti nuovi e potrebbe essere un seme per ulteriori sviluppi. In particolare Fratelli Tutti fa molti riferimenti alla dichiarazione di Abu Dhabi che il Papa ha sottoscritto con degli esponenti musulmani e anche a precedenti interventi dello stesso pontefice, da cui si evince che ci sono elementi di verità in tutte le religioni e che, come il Papa disse in un famoso discorso aposillico durante la sua visita a Napoli, non dobbiamo dare per scontato che la Chiesa Cattolica abbia ragione su tutto, magari su alcune cose hanno ragione gli altri. Allora è chiaro che se questo andasse a toccare il nucleo fondamentale della fede, cioè se fosse possibile che i musulmani, per cui Cristo è soltanto un profeta, abbiano ragione e abbiano torto i cattolici, per cui Gesù Cristo è Dio, saremmo in effetti di fronte a qualche cosa di molto diverso dal cattolicesimo e forse anche dal cristianesimo. Però l'interpretazione che poi lo stesso pontefice ha dato nei giorni successivi alla dichiarazione di Abu Dhabi è che dove altri possono avere ragione e noi possiamo forse avere torto, non è sul nucleo fondamentale delle verità di fede, ma sul modo di applicarle ai molteplici ambiti dell'azione umana. Così è possibile, per esempio, il Papa lo ha ribadito recentemente, che alcuni esponenti della Chiesa ortodossa fossero più avanti dei cattolici su temi legati all'ecologia. E certamente questo Papa pensa anche che degli atei o dei nemici della Chiesa abbiano delle idee sociali e politiche che lui condivide di più rispetto alle idee sociali e politiche di molti cattolici. Quindi di nuovo riforma profonda, accenti diversi, e il Papa sa quanto gli accenti sono importanti e qualche volta più importanti dei contenuti nella nostra civiltà dell'immagine dei media, ma da questo a dire che vi è una rivoluzione o la fondazione di una nuova religione, qui mi pare che ci siano delle esagerazioni da parte di persone che tutto sommato rifiutano spesso tutta la Chiesa successiva al Concilio Vaticano II e che, se difendono il magistero di Giovanni Paolo II, che ricordiamo fu anche il Papa dell'incontro di Assisi, o di Benedetto XVI, in realtà lo fanno in modo strumentale perché non sono d'accordo veramente neppure con loro. Prima lei faceva riferimento alle encicliche politiche e sociali di Papa Francesco. Papa Francesco manifesta spesso un'avversione contro il neoliberismo, il capitalismo selvaggio, denuncia spesso la politica dello scarto, e sono, diciamo, delle prese di posizioni che in genere piacciono di più a sinistra. Di converso però Papa Francesco poi sembra
volere puntellare questo modello, diciamo, di Unione Europea, lo difende in continuazione, che però, insomma, sembra fondato proprio sull'esasperazione del mercatismo, sul neoliberismo, sull'usura come strumento di governo, ecco, a partire dalla Grecia, che è stata di fatto colpita con una violenza feroce di natura, per fortuna, solo finanziaria. Non c'è un'incongruenza fra questi due aspetti? Ma dovremmo ricordare, per completezza di quadro, che il Papa ha messo anche dei paletti, per esempio in materia di eutanasia. Si sa che l'eutanasia piace alle istituzioni europee. Recentemente sull'eutanasia è stato pubblicato un documento molto molto duro, che chiude la porta a qualunque ipotesi eutanasica. Quindi ci sono dei limiti o dei paletti, ma poco dopo l'elezione di Papa Francesco ho scritto un articolo abbastanza lungo sulla sua giovinezza e formazione, dicendo che è un Papa che è facile non capire, perché è stato iscritto alla gioventù peronista ed è sempre rimasto peronista. C'è un certo folklore, io non so se sia vero o falso, ma come si dice a Roma, se non è vero è ben inventato, secondo cui ha ancora nella sua cameretta la fotografia di Evita Perón. E certamente ha fatto organizzare, poco dopo la sua elezione, dai Musei Vaticani una mostra sull'arte collegata a Evita Perón, ha fatto pubblicare dall'Osservatore Romano articoli elogiativi del peronismo. E il peronismo, curiosamente, è una forma di populismo. Oggi il Papa parla male dei populismi pensando a Trump e a Salvini, che sono le sue bestie nere, per lui l'esempio di tutto quello che un politico non deve essere. Però il peronismo è una forma di populismo, ma è una forma di populismo latinoamericano, descamisado, come si dice, cioè che si alimenta dalla forte avversione per il ricco nord del mondo, in particolare per gli Stati Uniti. I populisti alla Perón dicevano che gli Stati Uniti sono dei buoni vicini, nel senso che noi siamo buoni e loro sono purtroppo vicini. Quindi c'è questa fortissima carica di anti-americanismo nel pensiero di Francesco, che fa sì che lui non sia amato negli Stati Uniti, per la verità, da nessuno, né dai progressisti né dai conservatori, perché si percepisce a pelle questa sua matrice in un movimento politico latinoamericano la cui ragione sociale era l'avversione per gli Yankees, per gli statunitensi. E il peronismo è una cosa molto strana, perché ha degli aspetti di destra sociale e insieme ha degli aspetti di sinistra, tanto che dopo la morte di Perón si divise in mille rivoli che in parte portavano verso una destra di tipo neofascista e in parte portavano verso addirittura dei fenomeni terroristi di sinistra assimilabili alle Brigate Rosse, che peraltro furono condannati da Papa Francesco. Quindi chi è Papa Francesco? Papa Francesco non è Zingaretti, non è un esponente del Partito Democratico Italiano, certamente non è Biden, che rimane dopo tutto un americano, ma è un puro prodotto dei movimenti populisti latinoamericani e dei descamisados che vogliono il potere di un popolo che però è concepito in un modo molto diverso da come forse lo concepiscono sia il marxismo sia altre ideologie europee. La sua vicinanza con la Cina, l'apertura a Xi Jinping per la nomina condivisa, diciamo così, per usare un eufemismo, dei vescovi cinesi, è anche il risultato di questa avversione contro gli Stati Uniti? No, io direi che l'avversione agli Stati Uniti gioca, quindi il fatto che gli Stati Uniti non amino questo accordo sia stato un fattore per spingere il Papa autorizzarne
il rinnovo e dall'altra parte paradossalmente abbia anche spinto i cinesi ad accettarne il rinnovo. Vede, io dirigo un magazine quotidiano sulla religione in Cina, pubblicato in diverse lingue, Bitter Winter, e sono come sociologo, ho passato molto tempo a studiare la religione in Cina e lo passo ancora. La questione dell'accordo fra Vaticano e Cina è una questione molto complessa. A questo accordo io sono tendenzialmente contrario e tuttavia ne riconosco anche l'estrema complessità, perché in Cina sostanzialmente ogni forma di religione che non sia controllata dal governo è proibita e repressa in modo durissimo. In realtà anche quella controllata dal governo è sottoposta a notevoli limitazioni. Quindi la scelta cui si è trovata di fronte la Chiesa Cattolica è da una parte con Xi Jinping, che ha molto peggiorato la situazione della libertà religiosa in Cina. Oggi è estremamente peggiore rispetto a 10 anni fa o a prima dell'arrivo di Xi Jinping. Una era la strada della clandestinità e del martirio, e l'altra era la strada del compromesso con il regime, accettando che il regime designasse sostanzialmente i vescovi, che poi però formalmente sono nominati dal Papa. È stata scelta la seconda strada. Personalmente io credo che questo comporti dei gravi rischi. Anche perché ci sono tutta una serie di nodi irrisolti, e il nodo irrisolto principale è che cosa succede ai cattolici che rifiutano questo accordo, perché la Santa Sede, in un documento interpretativo che ha fatto seguito agli accordi, ha spiegato che la Santa Sede nulla obietta, leggendo fra le righe. Si potrebbe dire perfino incoraggia i cattolici ad aderire all'Associazione Patriottica dei Cattolici Cinesi, cioè la struttura creata dal Partito Comunista per controllare i cattolici. Una volta chi aderiva era scomunicato, oggi chi aderiva è applaudito dal Vaticano. E tuttavia c'è una parte importante di queste linee guida in cui si dice che se nonostante il Consiglio del Vaticano, un prete, un vescovo, un cattolico, per ragioni di coscienza, ritiene di non poter aderire a questa che è sostanzialmente una struttura comunista, va trattato, non è fuori dalla Chiesa, non è un ribelle al Papa e si chiede alle autorità di trattarlo con rispetto. Quindi c'è un diritto all'obiezione di coscienza, ma questo diritto all'obiezione di coscienza non è riconosciuto dalla parte cinese, che questi obiettori di coscienza che si rifiutano di firmare la lettera di adesione all'Associazione Patriottica li perseguita, li picchia e spesso li mette in prigione. Questo nodo in verità rimane irrisolto, noi su Bitterwinter lo documentiamo tutte le settimane. Quindi da questo punto di vista, almeno in questi primi anni di applicazione, a mio avviso, l'accordo non ha risolto problemi. Ed è anche un accordo che presenta un rischio sociologico, cioè in Cina le forme di religione che si presentano come supporto del regime finiscono per perdere membri che vanno invece in direzione di quelle critiche, benché partecipare a forme di religione illegali esponga al rischio tutt'altro che teorico di andare in prigione. Quindi da una parte a me pare che questo accordo presenti delle gravi criticità. Ma dall'altra faccio due osservazioni. La prima, conosco abbastanza bene la diplomazia pontificia per sapere che ha sempre ragionato sull'arco dei decenni, se non dei secoli, cioè non gli interessano gli effetti dell'accordo nel giro di 2, 3, 5 anni, gli interessano quali effetti potrà avere nel giro di 50 anni. E la seconda, che chi dice la Chiesa cinese avrebbe dovuto fare la scelta della clandestinità e del martirio, deve sempre pensare che fare il martire con il sangue degli altri è molto facile. Quindi, personalmente mi sono forse più simpatici gli obiettori di coscienza che non aderiscono, a questo accordo e non aderiscono alla Chiesa Patriottica,
Tuttavia non mi permetto di giudicare, perché sono stato molte volte in Cina, ma non ci abito, non mi permetto di giudicare coloro che invece aderiscono all'invito Vaticano e aderiscono alla Chiesa Patriottica del Partito Comunista, perché, ripeto, dire a un altro di fare il martire comodamente seduto in Italia per molti versi è troppo facile. Ecco, sì. Parafrasando quella massima di Ricucci, no? Che spiegava insomma, a modo suo, ecco, no? Più o meno un po' più ruspante, però il concetto si è capito. Senta, facciamo un attimo un salto indietro. Lei prima ha detto che l'enciclica Fratelli Tutti è un'enciclica sociale. L'enciclica sociale più importante che tutti noi ricordiamo è quella di Leone XIII, la Rerum Novarum, sulla quale lei tra l'altro ha scritto un bel libro che invito chi ci ascolta a cercare ad acquistare. In cosa differisce la dottrina sociale di Bergoglio da quella di Leone XIII? Vede, quando Leone XIII, che non era simpatico alla massoneria per una serie di ragioni, in particolare perché se la prendeva spesso con la massoneria, pubblicò la Rerum Novarum, la reazione della massoneria italiana fu che era una brutta enciclica, non perché era un'enciclica cattolica, ma perché i massoni erano tendenzialmente liberali e la definirono un'enciclica socialista se non comunista. Quindi vede che già a quel tempo il fatto che Leone XIII sposasse una serie di cause come quelle dei limiti all'orario di lavoro, del diritto alle ferie pagate, del diritto alla domenica libera per i lavoratori e tutta una serie di altre cosette era percepito da un'opinione pubblica liberale come un assist del Papa ai socialisti e al nascente movimento comunista. Le encicliche sociali hanno sicuramente una base teologica, perché le scrivono i papi, non le scrivono degli economisti o dei sociologi o dei giornalisti, e tuttavia sono delle encicliche che esprimono indicazioni della Chiesa che fotografano un tempo particolare. Io penso che leggere la Rerum Novarum oggi sia ancora un esercizio utile, però è chiaro che ci sono delle parti della Rerum Novarum che trattano problemi che oggi non ci sono più, nel senso che i limiti all'orario di lavoro, il diritto allo sciopero o il diritto a riunirsi in associazioni dei lavoratori, tutti questi diritti, tranne forse che in Cina esattamente o in Corea del Nord, sono pacificamente riconosciuti. Quindi su questo direi oggi leggere la Rerum Novarum vorrebbe dire sfondare delle porte aperte. Forse adesso in epoca, perdoni se la interrompo, di coronavirus, tanto più pacifici non sono più, ad esempio non si può più manifestare, non si possono più organizzare incontri diciamo politici, quindi insomma forse fino all'anno scorso erano più pacifici che quest'anno, diciamo. No, vero, però in realtà la Rerum Novarum tratta del diritto dei lavoratori a manifestare per il salario, per l'orario di lavoro, non tratta tanto del diritto, che pure è importante, ma non è un tema della Rerum Novarum, dei cittadini di manifestare per le loro opinioni politiche. Quindi dico, anche a suo tempo la Rerum Novarum ebbe dei critici feroci, per non parlare, che so, della Pacem in Terris di Papa Giovanni XXIII, che fu considerata un assist alle politiche di disarmo e di non allineamento dell'Unione Sovietica. Quindi i papi si sono spesso presi di queste accuse, accuse da destra, qualche volta accuse da sinistra. Benedetto XVI ogni tanto invece era accusato di fare il tifo per gli Stati Uniti e per il tipo di politica economica degli Stati Uniti. Quindi è chiaro che i papi hanno la loro storia e le loro preferenze. La storia di Jorge Mario Bergoglio non è la storia di Joseph Ratzinger, ed è chiaro che queste indicazioni su temi sociali molto specifici
così verbose, soprattutto come nel caso dell'enciclopedica Fratelli Tutti, se corrono un rischio non è tanto quello di essere considerate sbagliate, ma di essere dimenticate rapidamente. Cioè, quando la Chiesa passa dalla storia alla cronaca, poi nelle sabbie mobili della cronaca rischia che anche i suoi documenti affondino rapidamente. Cioè, le parti della Rerum Novarum che sono ancora con noi non sono quelle tecniche specifiche, ma sono quella grande architettura sul trovare un punto di equilibrio effettivamente fra i diritti della proprietà e i diritti dei lavoratori. Quello mi sembra ancora valido, ma le indicazioni specifiche erano evidentemente figlie del tempo. Ecco, vero, la più grande forza di quella enciclica è di aver aperto ad una terza via, che non era quella sciagurata di Blair, ma una terza via che riusciva a conciliare la ferocia di un capitalismo a briglie sciolte con i diritti di una umanità fatta da lavoratori che erano spesso messi in condizioni, vivevano condizioni di vita davvero brutali. Ecco, andiamo verso le conclusioni di questa intervista molto interessante. Torniamo ad un concetto che mi ha incuriosito. In una delle sue risposte precedenti lei ha detto Leone XIII non piaceva alla massoneria. Ecco, questo Papa invece viene spesso accusato di essere filomassone, ecco, con una certa continuità, anche con un andazzo generale che vuole diluire i dogmi per costruire una religione universale, unica, buona per tutti, un ecumenismo portato al parossismo che faccia un po' il lato spirituale della globalizzazione politica. Esistono questi aspetti o sono fantasie da complottisti? Ma vede, la massoneria è una realtà anche lei molto sfaccettata, nel senso che non esiste la massoneria, esistono le massonerie. La massoneria, non meno del cristianesimo, da molti secoli non riesce a trovare un'unità. Ci sono anche a livello internazionale dei centri rivali fra loro, le logge che fanno capo al Grande Oriente di Francia, di Parigi, che è molto più aggressivamente laico e anticlericale, sono in contrasto con quelle che fanno invece capo alla Gran Loggia di Londra, che ha un atteggiamento aperto alla religione, sia pure alla religione protestante e non a quella cattolica. Quindi ci sono tante massonerie. Direi però che almeno le massonerie più grandi, più potenti, più influenti hanno un legame storico dal punto di vista dell'economia proprio con quei principi del capitalismo moderno che a Papa Bergoglio non sono simpatici. Cioè, credo che in un consesso di massoni d'alto bordo il Papa ci starebbe male non per le loro idee sulla spiritualità, ma per le loro idee sull'economia, e perché si tratta comunque di esponenti di un ceto ricco borghese che è lontano le mille miglia dal suo punto di riferimento sociale, che è il pueblo dei descamisados latinoamericani, il popolo che non frequenta le logge massoniche, al massimo frequenta la taverna dell'osteria messicana o argentina. Detto questo, comprendo per altro verso perfettamente che vi è un aspetto del discorso di Papa Francesco che permette un dialogo con tanti anche con la massoneria, ed è quello che abbiamo evocato precedentemente, secondo cui dobbiamo in qualche modo attenuare o relativizzare la pretesa di verità unica su tutto e su tutti i temi della Chiesa Cattolica. La famosa affermazione di Posillipo: può darsi che su alcuni temi altri abbiano ragione e noi cattolici abbiamo torto. Anche qui però richiamo la differenza che avevo accennato prima. Il Papa, quando dice questo, si riferisce alle applicazioni delle verità fondamentali e non al nucleo di verità fondamentali che in tutto il suo discorso rimangono quelle della Chiesa Cattolica. Cioè, il Papa non mette in discussione l'esistenza di Dio, la Trinità, la divinità
di Gesù Cristo, la vita dopo la morte. Su tutto questo direi che studiando da molti anni il suo discorso trovo che i suoi accenti teologici non siano rivoluzionari e su alcuni temi siano perfino piuttosto tradizionali. Bene, come diceva Evola, d'altronde la massoneria è l'unico modo che ha il borghese di provare l'ebbrezza del sacro. Ecco, magari era un po' cattiva questa sintesi di Evola, però insomma, forse dà il senso di quello che voleva dire. Chiudiamo, le faccio un'ultima domanda. Questo clima di tensione prolungata dettata dalla pandemia, secondo lei può avere dei riflessi sulla salute mentale della nostra società? Cioè, al di là della questa emergenza, lascerà delle cicatrici sul corpo sociale della nostra Italia? Guardi, io ne ho scritto diverse volte e a mio avviso un problema che poi attiene alla mia specializzazione, io non sono uno psicologo sociale, quindi non sono in grado di valutare le conseguenze di tipo psicologico, ma un problema che si produrrà e che secondo me e secondo i dati si sta già producendo è un declino religioso, cioè la storia ci insegna che tutte le volte che la gente si abitua a non andare a messa, gli esempi sono antichi, c'è l'esempio della Rivoluzione francese che chiuse le chiese fino al concordato con Napoleone, c'è l'esempio della Rivoluzione messicana, è vero che questi esempi derivavano da persecuzioni, non da epidemie. Però quando la gente si abitua a non andare in chiesa, poi quando le chiese riaprono, si scopre che in chiesa ci vanno in meno e ci vanno di meno. Quindi questo rischio secondo me esiste, già i dati in paesi, non in tutto il mondo, ma in paesi come l'Italia, sulla frequenza alle chiese, alle messe, erano dati declinanti. Evidentemente il rischio è che le limitazioni imposte dal Covid facciano sì che quando, come tutti speriamo e auspichiamo, in un modo o nell'altro questa emergenza sarà finita, non è che automaticamente le persone che prima andavano a messa, poi non ci sono più andate per il Covid, tutti ritornano, qualcheduno non ritornerà o ci andrà di meno. E per chi, come me, è convinto che la religione, comunque la si voglia valutare, anche valutandola da un punto di vista esclusivamente sociologico e secolare, la religione sia un fattore di stabilità e se vogliamo, ritornando alla sua domanda, anche di salute mentale, non per tutti, ma per una parte significativa della popolazione, questo declino della religione che io temo seguirà l'epidemia non è un dato positivo. Grazie di cuore, dottor Introvigni, è stato molto bello, importante averla con noi, speriamo di riaverla in una prossima occasione perché con lei, insomma, si possono affrontare i temi più svariati, avendo chiaramente una cultura enciclopedica. Grazie ancora, alla prossima. Bene, Buona giornata. cari amici di Vox Italia TV, vi abbiamo fatto ascoltare oggi l'opinione di uno dei sociologi obiettivamente più prestigiosi d'Italia, più colti, insomma, che ha spaziato su diversi punti di vista e ci ha dato delle chiavi di lettura che ognuno di noi può utilizzare per cercare di interpretare meglio ciò che accade oggi in Italia e nel mondo. Come amo ripetere, questo è il nostro compito, fare luce dove gli altri vogliono che resti l'ombra. Noi non dobbiamo vivere in balia della suggestione, non dobbiamo mai perdere il nostro senso critico, capire, ragionare, riflettere, utilizzare la logica è la vera sfida dei nostri tempi. Per continuare a fare questo lavoro con e per voi abbiamo bisogno del vostro sostegno economico, faremo il massimo fino a quando, insomma, le forze ci sorreggeranno, ma obiettivamente, insomma, ad un certo punto, se non avendo editori, non avendo sponsor, non cercandone perché vogliamo vivere liberi e non condizionati da nessuno, noi possiamo continuare a stare insieme a voi solo se donerete in nostro favore, se tramite PayPal, tramite bonifico o abbonandovi. Abbiamo lanciato giusto ieri una campagna di abbonamenti, insomma, se c'è
il desiderio, la necessità avvertita nella pubblica opinione di continuare a vedere questa TV fatta in questo modo, che persegue questi obiettivi, noi resteremo con voi ancora a lungo e daremo il massimo fino a quando avremo forza per farlo. Grazie, alla prossima.